Salve a tutti. Sono ritornata con un nuovo video. Finalmente mi vedete in questa postazione di nuovo, perché come vi avevo promesso ho fatto appunto per 3 settimane, per 3 weekend di seguito, ho fatto i vlog. Questo sarà anche una, diciamo, un video tag molto spoiler, quindi voi persone che o non l'avete visto, avete intenzione di vederlo, siete all'inizio, io vi ho avvertito. Comunque, oggi vorrei proporre un video tag riferito a una serie TV che adoro, forse credo che sia una delle mie serie TV preferite per eccellenza, proprio fra le preferite. E devo ringraziare una mia amica che mi ha consigliato il tag, e che anche lei ha un canale YouTube, si chiama Eleonora Mellons, ciao, e andate a vedere i suoi video perché sono fantastici. Allora, la casa preferita di sicuro gli Stark, senza ombra di dubbio Stark, e però mi piacciono anche i Targaryen e i Martell. Casata in cui entrereste, beh, gli Stark ovviamente, ma anche per ragioni specifiche, nel senso perché abitano a nord, mi piace la neve, mi piace dove vivono, il paesaggio. In quali dei credi? Diciamo che riferita a quelli della serie, tipo il Dio Rosso l'ho sempre visto come una cavolata. E però non so, forse i dei, quelli quando Catelyn si riferisce ai vecchi nuovi dei, io comunque sto parlando della serie perché i libri non li ho ancora letti, quindi serie, però non lo so, non credo. Pregheresti per quei dei non lo so, forse in quei nuovi vecchi dei, perché appunto quando Catelyn ci ha pregato in questi dei, un po' Bran è stato semi salvato. Personaggio preferito, la domanda più oscena, nel senso che ne ho troppi di personaggi preferiti, non so decidere. Preferito, beh, Rob Stark era il mio preferito per eccellenza, cioè proprio lo adoravo sopra ogni limite. E Rob Stark, beh, molti personaggi sono morti, quindi potrei fare un elenco, non lo so. Rob Stark, Ygritte, Catelyn, Ned, chi c'è ancora? Il Mastino, Oberyn Martell. Poi non so, mi piace anche Theon, mi piace Tyrion, ne ho troppi, mi piace Daenerys, mi piace Brienne, mi piace Jaime, ne ho troppi. Il meno preferito, i Frey e i Bolton, e Cersei Lannister. Personaggio preferito dei Lannister, Tyrion e Jaime. Jaime lo odiavo all'inizio, ma la sua storia, insomma, adesso è Jaime ship totale. Personaggio preferito degli Stark è Rob, l'ho già detto, mi piace anche molto Arya. E poi, beh, anche se non è, insomma, proprio Stark, comunque Jon Snow mi piace. Momenti preferiti del Trono di Spade? Ce ne sono troppi! Cioè, io vorrei dire quelli della prima stagione, ma proprio dei primissimi episodi, perché sono scene tipo fra, che ne so, Arya e Jon, fra Jon e Rob, fra Bran e Rob, Theon e Rob, dove erano tutti felici e contenti, solo che riguardo quegli episodi, dopo tutto quello che è successo, e sono traumatici. L'inizio fra Rob e fra Khaleesi e Khal Drogo. Khal Drogo mi piace. Ci sta piacendo fino ad ora la serie. I miei amici me l'hanno regalato il DVD della prima stagione per il mio compleanno, e quindi l'ho vista, e tipo ho visto la prima e la terza serie in un giorno, e poi le altre su Sky, e ero entrata in pari, e adesso la quinta stagione. Sì, la adoro, delle mie serie preferite. Cosa speri di vedere nelle prossime stagioni? Non lo so, anche perché chi ha letto i libri magari può dire qualcosa. Io non li ho letti, mi vado solo su spoiler, su cose del genere. E soprattutto cose che magari vorrei potrebbero accadere al termine di questa stagione. Comunque mi piacerebbe sicuramente che
che diciamo c'è un senso di ribellione da parte di Sansa e di Theon nei confronti di Ramsay Bolton, perché Ramsay Bolton, nonostante mi sono innamorata di Ewan Rion, odio Ramsay, e anche Bruce Bolton proprio deve morire, e i Frey devono morire. Chi pensi sarà il prossimo a morire? Domanda intrigante, perché io non lo so, magari la gente lo sa, oppure si sanno degli spoiler. Che magari è mezzo morto, quasi morto nel libro, ma nella serie viene rivoluzionato tutto, quindi beh, mi piacerebbe vedere morire Ramsay, Bruce Bolton e Walder Frey. Però non lo so, ci sono, che ne so, in questo momento c'è Dany che rischia, cioè rischia chiunque di morire. Bene, domande finite, ma c'è una domanda bonus. Allora, hai qualche oggetto di Game of Thrones, tipo libri, DVD, gadget? Sì, ne ho parecchi, ve li mostrerò. Allora, il libro, il primo. Però due, che sono due gli oggetti. Prima e seconda stagione dei DVD. Devo avere. Fra cui le Funko Pop con i Grit. Ne ho altre. Grit tipo Best. Insieme a questo l'ho visto e ho detto deve essere mio. Rob Stark ovviamente. Rob Stark. Poi la, non so se si vede, la catenina degli Stark ovviamente. Sempre presa Luca. Cioè dedicata alla casa Stark ovviamente. Ho anche questi, ma non so se si possono rilevare gadget. Sono miei poster a caso che ho attaccato nella parete. Ah, e poi c'è lui. Non poteva non mancare. Sì, c'è l'armadio aperto. Mi sono dimenticata che ho anche una tazza, ma è da lavare, quindi una tazza bianca con scritto Game of Thrones. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. A tutti gli appassionati di Game of Thrones lascio questo tag, e anche alla mia amica se lo vuole fare. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!